Però vedete, quando noi siamo presi dai pregiudizi, dai preconcetti, non c'è nessuna logica che ci può far cambiare idea. Se il nostro pregiudizio nega la dignità o la veridicità di una persona, potrà compiere le cose più grandi di questo mondo, per noi sarà sempre quella persona che è segnata in una certa maniera. Lo facciamo con le persone, ma lo facciamo tante volte anche con Dio, perché abbiamo anche noi la presunzione di essere giusti. Abbiamo proprio ascoltato della peccatrice che è stata portata davanti a Gesù per essere lapidata. Gesù disse: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Se ne andarono tutti. Eppure, prima che Gesù pronunziasse queste parole, tutti erano là a gridare contro quella donna. Ecco quelli che siamo tante volte noi, un'ipocrisia che è visibile nella nostra vita, un apparire o imporre agli altri una visione di noi, di una realtà che invece non c'è. Se oggi una riflessione dobbiamo fare è proprio quella di aprire realmente il nostro cuore, togliere quelli che sono i nostri pregiudizi e riascoltare la parola di Gesù. Ma partendo dall'idea che quella parola è una parola vera, è una parola di vita eterna. E se ci lasciamo mettere in discussione da questa parola, allora noi cambieremo. Gesù non sarà uno dei tanti della storia, ma Gesù diventerà il nostro Salvatore, colui che ha la parola per portarci alla vita eterna.